pur noto il casino amor, non fammo più pregar, che pur noto il casino amor, qualche prego non puoi dar, a chi t'ha donato il cor, cervellina disdegnosa, vuoi che sì la mia amorosa, cervellina disdegnosa, vuoi che sì la mia amorosa. Invito a corte con i pittori del conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, poesia, musica, pittura e danza, ideazione e testi di Santa Pizzarotti Selvaggi, regia e adattamento teatrale di Angela Campanella. Benvenuti al Castello Marchione, benvenuto al nuovo sindaco di Conversano appena insediato, benvenuti a tutte le autorità, benvenuti a tutti voi cari amici. Benvenuti alla terza edizione dell'evento Invito a Corte, che per desiderio e impegno di Santa Pizzarotti Selvaggi vuol riprendere e ricordare i raffinati concerti da lei organizzati in questa splendida cornice nei decenni passati con il principe Fabio Tomacelli Filomarino, vero mecenate dei tempi moderni, e con l'avvocato Giovanni Ramoni. Ringraziamo la Fondazione Puglia, il cui prezioso apporto ce lo ha consentito. Il nostro viaggio nel tempo, accompagnato da musica, pittura e danza, ci porta, come ogni anno, alla corte di Gian Girolamo II, Acquaviva d'Aragona, della consorte Isabella Filomarino dei Principi della Rocca e degli artisti del loro tempo. Accanto a Paolo Finoglio, pittore di corte, che è stato il protagonista assoluto delle passate edizioni, quest'anno abbiamo voluto rendere omaggio ad una pittrice coeva del pittore napoletano, Artemisia Gentileschi. Dopo i saluti degli illustri ospiti, ci sarà musica antica, danza e scene teatrali, ispirate al conte Gian Girolamo e alla vita di Artemisia Gentileschi. Del significato artistico e culturale dell'evento di oggi vi parleranno Santa Pizzarotti Selvaggi e il giornalista e scrittore Michele Cristallo, alla cui pregevole conduzione affido la serata, che si inaugura con il suono del flauto del maestro Raffaele Bifulco. Grazie. Thank you.
Buonasera, benvenuti, benvenuti a questa terza edizione dell'invito a corte, benvenuti nel castello Marchione, storica dimora di caccia del conte di Conversano, Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona e della moglie, la principessa Isabella Filomarino. Gli Acquavivi d'Aragona, i signori di Atri, di Conversano e di Nardò, al di là del ruolo determinante che hanno avuto nella vita politica della regione nel corso di circa 4 secoli, ebbero anche un ruolo altrettanto significativo sul fronte culturale. Impegnati nella produzione letteraria, ma soprattutto rappresentando un polo di attrazione, un centro di cultura, sia nella loro dimora nel castello, sia in questa dimora di caccia. E una vera e propria eccezione, una sorta di rivoluzione, se consideriamo che nell'epoca in cui hanno operato questi due personaggi, la cultura era affidata soprattutto agli enti ecclesiastici e a certa parte della borghesia. Ma nel XVI secolo il ramo conversanese degli Acquavive d'Aragona gravitava nell'orbita napoletana, però dopo qualche decennio gli Acquaviva si avviarono a far assumere alla loro residenza cittadina e a questa che ci ospita l'aspetto di una vera e propria corte principesca, illustrata da artisti, da poeti, da musicisti, e protagonisti di questa svolta fu proprio Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, che fu conte di Conversano dal 1616 al 1665, e che oltre all'abilità di guerriero e alla spregiudicatezza del politico merita un posto di rilievo anche e soprattutto nella storia di questo territorio, quale illuminato mecenate insieme con la moglie, come ho detto, la principessa Isabella Filomarino, che proveniva da una famiglia che a Napoli si distingueva particolarmente per munificenza e per mecenatismo nei confronti degli artisti. E quindi la principessa Isabella fu la prima ispiratrice della politica culturale del marito, del conte, e fu una stagione di massima fioritura di attività culturali, e il massimo proprio di questa espressione fu nell'incarico al pittore Paolo Finoglio delle grandi tele che interpretano la Gerusalemme liberata del Tasso, ma ne parleremo più diffusamente nel corso di questa serata. Ecco quindi il titolo di questo invito a corte di questa edizione: Giangirolamo II ad Acquaviva, e come ha anticipato la regista, i pittori alla corte di Conversano, ma ne parlerà più diffusamente, più nel dettaglio, Sandra Pizzarotti Selvaggia, alla quale cedo la parola. Io sono emozionata, ve lo dico subito, perché ogni volta che c'è questo evento mi vengono in mente tanti ricordi, tante cose, perché sono 30 anni che si lavora in questa splendida dimora, prima con il principe Fabio Tomacelli Filomarino e ora con i dottori del castello, con il castello Marchione, e ringrazio Michele Forte per tutta la pazienza
e la regista Angela Campanella. Signori e signori, autorità tutte, signor sindaco, ci affidiamo a lei, la prima uscita che lei fa da sindaco, le porterà, sicuramente lavoreremo insieme, sicuramente. Autorità tutte, senatore Greco, senatore Tatò, ospiti d'onore, sorella Monica Via Luce Gambino, sono emozionatissima. Mi scusi, ispettrice. Ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che è il corpo ausiliario delle Forze Armate. E che saluto a nome di tutti i presenti e le sorelle, la sorella Puccino, ispettrice regionale e tutte le sorelle qui presenti. Io sono grata al Michele Cristallo e a tutti quanti, alla Fondazione Puglia e al suo past president che ha creduto in questa, in questo evento. Ora, dicevo, non è la prima volta che si organizza questo, insieme per 10 anni con l'avvocato Ramoni, saluto la signora Tina, abbiamo organizzato eventi, seminari di livello internazionale con Yana Kulas, Dax Hernandez, Tina Anselmi e tanti tanti altri veramente personalità della cultura. Sono stata la prima a vedere le tele del Finoglio quando giunsero a Conversano, nel 79, signor sindaco. Ero per caso al monastero di San Benedetto, lei non conosce questa storia, ora gliela racconto. Io sono curiosissima per natura ed ero lì a guardare queste tele che erano abbastanza sdrucite, quando una persona che mi sembrava uscito più da un quadro dell'Ottocento si avvicinò. C'è lei che cosa fa qui? Io sto guardando le tele, ci sono l'avvocato Ramoni. E da allora è cominciato questo sodalizio culturale. Delle tele me ne sono occupata insieme alla restauratrice Titti Matera De Bellis e abbiamo ravvisato in una delle tele, nel supplizio di Olinda Sofronia che vedremo proiettato, il probabile autoritratto del pittore, come era costume del tempo, ribaltando l'ottica con la quale veniva letto fino allora Paolo Finoglio. Nell'83 ho scritto un monologo, un dialogo per Artemisia Gentileschi, perché una donna nelle arti è sempre stata un po' marginale. E allora, come maestra Artemisia è stata una grandissima pittrice, ma la si ricorda di più per un famoso processo di violenza subita da Agostino Tassi, detto lo Smargiasso, e invece è stata una delle più grandi maestre che abbiamo avuto, una donna, e allora ho ritenuto di scrivere questo dialogo immaginando la bambina che raccontava a suo padre Orazio Lomi le sue avventure. E stasera l'ascolteremo, fu poi diffuso dalla RAI nazionale. Da 3 anni si fa questo evento, si organizza questo evento nel ricordo di quando Don Fabio mi disse l'ultimo Natale del 2003, ricordati che gli affetti veri sono indistruttibili, ed è questo, penso che sia la più grande verità. Quest'anno si rende onore anche alla madre di Don Fabio, lo dicevo poc'anzi, all'ispettrice nazionale quando l'ho accompagnata, mi ha dato l'onore di accompagnarla nelle sale private, che non sono segrete come qualcuno in maniera improvvida ha scritto, ma sono private nel senso che è l'appartamento del principe Fabio. E donna Giulia Tomacelli Filomarino Acquaviva d'Aragona, principessa di Boiano, contessa di Conversano, duchessa d'Atri, la casa d'Atri una delle più antiche nobiltà d'Europa, tanto che quando veniva a Napoli la regina madre d'Inghilterra, Don Fabio sedeva alla sua destra. E donna Giulia in questa dimora ha aiutato tante persone in difficoltà ed era una croce rossina. E allora quest'anno cadono i 110 anni della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie, ripeto, ausiliario delle Forze Armate, che ha accompagnato tutta la storia d'Italia. E siamo anche nel 2018, credo, l'anniversario della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e sono state per il loro amore, professionalità e assoluta dedizione, rischiando anche la vita, è vero, ispettrice, un esempio per tutte le donne, quelle donne che erano guardate diversamente, lo sono ancora, e vorrei riproporre l'attenzione su quello che si dice sui femminicidi,
forse bisogna riflettere a lungo prima di organizzare eventi per queste cose. E questa è la ragione per cui abbiamo invitato proprio sorella Monica di Acuce Gambino, alla quale dopo i saluti del sindaco e del senatore Greco sarà consegnata una pergamena per rendere onore davvero a quanto il corpo delle infermiere volontari ha sempre fatto per noi tutti. Qual è il motto? Ama, lavora, conforta e salva. E così hanno fatto, io sono testimone di questo. Allora, prego. Insieme con tantissimi amici della platea particolarmente fitta c'è la presenza anche dell'autorità del territorio. Ha già salutato Santa il sindaco, l'avvocato Pasquale Loiacono, che è stato appena eletto da qualche settimana e che è alla prima uscita istituzionale. Noi siamo lieti perché abbia accolto questo invito e di sottolineare appunto questa presenza. Mi fa piacere salutare il senatore Mario Greco, il senatore Biagio Tatò, il presidente della Proloco di Conversano Vito Antonio Galasso, il presidente Rotary di Putignano Nicola Paladino, e in rappresentanza del sindaco e presidente dell'area metropolitana di Bari Antonio De Caro il consigliere Giuseppe Valenzano. Santa ha già anticipato che questa sera rendiamo omaggio anche ad una donna eroica in rappresentanza di un corpo che ha scritto la storia non soltanto d'Italia ma anche dell'Europa, e se ricordiamo che le radici delle infermiere volontarie risalgono alla battaglia di Crimea, quindi ci rendiamo conto del percorso che queste sorelle hanno assicurato ai feriti. C'era un medico francese che diceva al medico il ferito, la ferita, alle infermiere volontarie il ferito, proprio per sottolineare il ruolo anche di l'effetto psicologico che le infermiere volontarie esercitavano nei confronti dei feriti. Ecco, questa sera insieme con la ispettrice generale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Monica di Aluce Gambino rendiamo omaggio appunto a tutte le infermiere volontarie che hanno illustrato il nostro paese sotto questo particolare aspetto umanitario. Ecco, sarà consegnata una targa alla sorella di Aluce Gambino e io prego il sindaco di Conversano se vuol porgere un saluto, dopodiché chiederò l'intervento di Mario Greco per la consegna della targa. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. In effetti, come dicevano, non c'è stata forse la maniera migliore per cominciare questo mio mandato come sindaco di Conversano. Abbiamo votato una settimana fa, appena una settimana fa, quindi la proclamazione ci sarà domani pomeriggio e quindi insomma nasce nel modo migliore. Quindi qui a Marchione, in questa insomma, cornice stupenda, Marchione ci appartiene. È l'occasione per ricordare la storia, per riprendere un po' quella cultura che deve essere insomma connotazione fondamentale e linea guida per la crescita della nostra città. Siamo città d'arte a pieno titolo e dobbiamo valorizzare tutto quello che appunto c'è di arte a Conversano, quindi il polo museale, il polo archivistico, il polo ecclesiastico. Cercare di tornare a essere un riferimento sul territorio partendo dalle nostre risorse, appunto, che metteremo a valore. Io poi un pensiero molto particolare a Giovanni Ramone. Giovanni è stato insomma quasi mio maestro di vita. Io ero appena 14enne. Quindi quando tutto questo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ero appena 14enne quando con Giovanni organizzavamo le gare ciclistiche e lui mi ospitava nella biblioteca che dirigeva a Conversano. Mi faceva anche studiare nella biblioteca, però poi nel tempo libero, nel periodo estivo, poiché ero appassionato di ciclismo, soprattutto ero appassionato, e collaboravamo assieme affinché si potessero mettere insomma in atto le migliori gare ciclistiche a Conversano. Una breve parentesi che ricordo con piacere, poi il grande affetto che ha avuto sempre nei miei confronti Giovanni, lo ricordo con tantissimo affetto.
e mi lega, ecco, questo ricordo, e poi che dirlo, veramente bello. Io sono emozionato, provato per questo approccio, e mi auguro che, insomma, si possa collaborare nel migliore dei modi e promuovere quanto più possibile queste occasioni che danno possibilità di crescita a noi tutti e, ripeto, crescita alla città. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco, perché sono le arti che creano il dialogo, senza estrazioni, e sono le terze terre. Senatore Mario Greco, prego. Anche da parte mia un caloroso saluto, un benvenuto a tutti quanti e un grazie particolare a Sanda, perché mi dà ancora una volta il piacere e l'onore anche di porgere questo saluto, ma soprattutto di vivere una serata di cultura, d'arte, di musica, di danza. È la terza edizione, come si diceva prima, anche da parte del nostro conduttore, l'amico Michele Cristallo. È la terza edizione che mi ricorda anche questo crescendo di condivisione generale e anche di successo. Questa sera, cara Santa, è diversa dalle altre due edizioni. È più ricca non soltanto di queste personalità, poi abbiamo questo neoeletto nostro sindaco di Conversano. Mi ricordava prima quando l'ho incontrato, io non lo ricordavo più perché è cresciuto nel frattempo, ma mi ricordava il ricordo che avevo del padre, una persona anche molto molto autorevole, con la quale avevo instaurato anche un rapporto di amicizia particolare, e mi fa piacere che adesso, indipendentemente da quelli che sono gli schieramenti politici, mi fa piacere che un sindaco come appunto Pasquale Loiacono dirige questa amministrazione. Gli faccio gli auguri in bocca al lupo e di ottima amministrazione. Dicevo prima che mi emoziona anche questo crescere di questa tua felice intuizione che hai avuto qualche anno fa e che è arrivata alla terza edizione. Questa volta si sono aggiunte a due destinatari della edizione, donna Giulia appunto Filomarino Tomacelli e d'Acquaviva d'Aragona. E io perché sono qui? Perché mi ha chiamato per la seconda o terza volta Santa? Mi ha chiamato sempre. Perché, come diceva prima il sindaco, lui il legato di amicizia a Giovanni Ramunni, beh, con Giovanni Caratina ti abbraccio affettuosamente con tutti quanti i parenti che sono qui vicini. Sai che dal 1980 siamo stati legati ad un rapporto di amicizia molto molto affettuoso, molto stretto, per un motivo anche particolare. Lui, presidente della Proloco di Conversano, aveva valorizzato con concerti e con a fianco sempre la nostra Santa in questa struttura dei concerti, manifestazioni, dibattiti, eventi, ed voleva molte volte anche la mia presenza. Non tanto come magistrato da oltre 20 anni nella vicina Monopoli, ma è neppure tanto come parlamentare eletto al secondo mandato nel collegio del sud-est barese, e del territorio di questo collegio fa parte appunto la città di Conversano. Ma mi voleva soprattutto come rotariano, come amico rotariano, e caso strano, siamo entrati nel Rotary lo stesso giorno, siamo stati cooptati nello stesso giorno, e poi destino favorevole ha voluto che io cedessi la presidenza nell'anno 83, 84, 85 del club a Giovanni Ramunni. Da allora si è instaurato questo rapporto meraviglioso di amicizia, di affetto, e attraverso Giovanni ho conosciuto non soltanto Don Fabio Tomacelli, il principe, il quale è venuto anche a casa molte volte per convidarsi, come poteva valorizzare e superare certe difficoltà burocratiche a livello sia di comune, a livello regionale, ma soprattutto mi ha fatto conoscere questa poliedrica, creativa, fantasiosa, dinamica, fantastica, Santa Pizzarotti. L'ha voluta accanto Giovanni
sempre nei suoi convegni, ci sono stata io appunto in quella veste di cui ti parlavo, di cui vi parlavo, e mi fa piacere appunto che via via vedo crescere questa iniziativa che è stata voluta sempre come santa. E allora a questo punto, dopo questi saluti generali, io sono stato emozionato nel momento in cui mi ha comunicato la santa che ci sarebbe stata la presenza dell'ispettrice nazionale Dialuce Gambino qui con noi, con altre sorelle accompagnate anche con l'ispettrice regionale. Mi ha fatto piacere perché io ho un ottimo ricordo di voi, ho un ottimo ricordo perché ogni tanto mi sono trovato a parlare con santa e ricordavo nel momento in cui facevamo dei convegni su quello che era l'aiuto, il sostegno alla gente di chi ha bisogno, di chi ha bisogno di soccorso, di assistenza, con De Luca, che era presidente, appunto, ispettore regionale. E allora ho conosciuto il vostro corpo, il corpo delle Croce Rossine, delle infermiere volontarie, che non dimentichiamo, è un corpo che è ausiliario delle forze armate e come tale hanno anche i gradi. Tant'è vero che mi pare anche Michele Cristallo, giustamente l'ispettrice, l'ha dato il grado di generale. Mi fa piacere soprattutto perché ricordo il ruolo che hanno rivestito in oltre un secolo di attività e di interventi, un ruolo che si svolge sia in zone di guerra, ma soprattutto anche in momenti di particolare aiuto di protezione civile, alluvioni, disastri ambientali di vario genere, terremoti. Io in un link di questa mattina, una mezz'ora prima che venisse qui, santa giustamente si preoccupava, ma il senatore Greco comprende e conosce il corpo dell'infermiere, sì, lo conosco molto bene, però ho voluto aggiornarmi e mi ha fatto piacere vedere attraverso internet un link dove diceva di queste parole di voi, e mi sono piaciute e me le sono trascritte, spero di trovarle. È un corpo formato da persone, da donne di tutti i ceti, tutte con la stessa uniforme, e lo vedete, tutte vestite di bianco con la croce rossa sul petto, e tutte animate da un comune ideale, tutte pronte a sacrificarsi, diceva santa prima, anche con la vita, per questo ideale. E qual è l'ideale? Portare aiuto, sollievo, assistenza, conforto in zone di guerra, in soccorsi di protezione civile come alluvioni, terremoti, eccetera. Ma parlare del corpo delle infermiere volontarie, a me viene anche un ricordo che voglio esternare anche in questa occasione con un pizzico anche di orgoglio. Dovete sapere, cari amici, non lo devo dire alle Croce Rossine qui presente, neppure all'ispettrice, io prima vi ho detto che per oltre 20 anni sono stato giudice. Ebbene, il precursore della Croce Rossa italiana era figlio di un monopolitano, di un cittadino di Monopoli, Pietro, segretario comunale, che poi si è trasferito a Napoli, e da questo padre monopolitano è nato appunto Ferdinando, mi pare, Ferdinando Palasciano, il quale era un ufficiale medico, e nel corso dei moti insurrezionali dell'esercito delle due Sicilie ha soccorso anche feriti nemici. Disobbedendo alle disposizioni del generale Carlo Filancieri e correndo anche il rischio della pena capitale, lui era convinto, e io credo che bisogna appunto anche sostenere questa convinzione delle Croce Rossine, che il dovere di un soldato viene prima del dovere, il dovere di un medico viene prima del dovere di un soldato. Vedete, se noi siamo qui questa sera, ci sono anch'io, è perché io in queste iniziative
vedo un'azione di pubblico interesse. Quell'azione di pubblico interesse che noi promuoviamo anche come Rotary, e qui mi fa piacere che il Rotary di Putignano è presente non soltanto con la presenza, diciamo, del presidente attuale Nicola Palladino, ma abbiamo un altro esponente lì, il nostro professore past governor del distretto 2120 Puglia Basilicata, Tizia De Tommasi. Siamo vicini a queste iniziative, lo saremo, e sono certo anche che il neo sindaco Pasquale Lo Iacono sosterrà questa iniziativa, perché altrimenti ci privereste di una ormai appuntamento annuale che per noi ormai è diventata una tradizione felice, e vogliamo che non soltanto i privati come Michele Forte, che mette a disposizione questa struttura, ma soprattutto le pubbliche amministrazioni siano vicini a Santa e a tutti quanti coloro i quali vogliono questo tipo di iniziative. Grazie. Grazie, grazie, sono in grande commozione. Mi chiede, ci vogliamo... Sì. Allora. Ecco, io invito l'ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie qui da noi, perché ora renderemo omaggio, appunto, come ho anticipato, non soltanto all'ispettrice ma a tutte le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Se le sorelle sono le stelle, e l'ispettrice nazionale è la stella polare che guida in questo mare così inquieto a volte delle disgrazie sociali. Grazie. Io tengo la targa perché mi fa piacere tenerla vicino per dire grazie a Santa Fizzarotti, ma al senatore Greco che mi ha presentata con molta generosità, e a lei altrettanto con la presentazione precedente. Ma la tengo qui perché vorrei che l'ispettrice regionale di questa regione, la sorella Fulchino, sia qui lei a prenderla dalle mie mani, perché se è vero che questa ricorda i 100 anni delle infermiere volontarie d'Italia, 110 anni di corpo, un corpo che è costituito solamente da donne, che 20.000 donne iscritte, e di cui questa regione che oggi mi riceve, mi ospita a Conversano, è stata sempre generosissima di contributo di donne speciali, di donne forti, di donne volitive, di donne che non si sono mai tirate indietro a nessun tipo di necessità di attività e di rischio. Dico rischio perché il nostro è il terzo lavoro, è il lavoro prima di donne di casa, di famiglia, di figlie, di mogli, di fratelli, di sorelle, ma poi quello della nostra carriera, della nostra vita. Ognuna di noi ha una sua propria attività, e questo è il terzo, perché essere infermiera volontaria non è un volontariato qualunque, è un volontariato professionalizzato, è un professionalizzato da 2 anni di formazione specifica, perché noi lavoriamo e interveniamo sul bene più prezioso che esiste al mondo, che è quello della vita. Noi trattiamo le persone vulnerabili, le persone che hanno bisogno, le persone che in momenti di veramente di disagio psicologico, fisico, morale, hanno bisogno di quell'amore e di quel conforto che li salva con la nostra dedizione. Ed è per questo che il nostro imperativo di motto è ama, conforta, lavora e salva, e queste donne lo fanno veramente tutti i giorni, lo fanno nelle realtà più disparate, diverse,
a titolo gratuito. Noi per legge dello Stato non possiamo percepire denaro, ne siamo orgogliosi e posso dire che siamo forse una delle realtà sociali di questo paese che possono essere, oggi esistono i DOP, le IG, tutte le pare, noi forse dovremmo diventare anche noi, non dico bianche come la mozzarella che è diventata IG, ma insomma anche noi un prodotto di ormai da identificare come prodotto particolare. Non esiste altra realtà come la nostra, è vero, siamo ausiliari delle forze armate e rispettiamo i 7 principi di Croce Rossa, un connubio vincente, un connubio che rende a tutto pieno un volontariato speciale. Se siamo nati con le forze armate, lo ha ricordato e invito l'ispettrice qui così le consegno già questa targa, se è vero che siamo nati nei campi di battaglia al fianco delle forze armate italiane, ma per salvare chiunque, di qualunque giubba, di qualunque appartenenza, e lo abbiamo fatto per anni nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, ma oggi nelle missioni di pace, oggi anche grazie alle forze armate raggiungiamo quei punti più vulnerabili, che non sarebbe facilmente raggiungibili e dove non potremmo raggiungere le persone che ne hanno veramente bisogno. Oggi siamo sul primo approdo delle persone, dei migranti, perché siamo sulle navi della Marina Militare, ma siamo poi sui porti ad accogliere quando si sbarcano, queste persone, queste madri, la prima volta lanciano a noi i loro figli. Vi assicuro che è una delle emozioni più forti, quelle che da donne riceviamo il loro bene più prezioso, il figlio che hanno in grembo e che salvano prima ancora di loro. E le nostre sorelle le accolgono anche nei centri di accoglienza e li curiamo, li tuteliamo fino all'ultimo. Non ci interessa lo schieramento politico, non ci interessa la polemica oggi in vigore su quello che deve essere per noi l'umanità, è al centro della nostra missione e nel nostro cuore come la croce che portiamo sul petto. Grazie per oggi, grazie per questo privilegio. Invito tutte le donne a iscriversi e diventare Croce Rossine. C'è spazio per tutte. Vi aspettiamo. Bene, qualche parola sul castello, ecco, questo è un incontro di natura anche culturale, quindi è bene che conosciamo dove siamo. Il castello di Marchione fu costruito dagli Acquavivi d'Aragona, i quali si insediarono nella contea di Conversano quando Giulio Antonio Acquaviva sposò Caterina Orsini del Balzo, che era figlia di quel Giovanni Orsini del Balzo, principe di Taranto, duca di Bari, conte di Lecce e Conversano, il quale era padrone di 300 fondi, 400 castelli e un numero imprecisato di città, tant'è che il suo dominio cominciava dalla porta del mercato a Napoli e si estendeva per 14 giornate di viaggio sino a Capoleuca. Nel XIX secolo il castello visse un periodo di particolare degrado. Però ecco, la principessa Giulia Acquaviva d'Aragona, duchessa di Atri e di Nardò, contessa di Conversano negli anni 1920-1930, riprese il possesso del castello e realizzò notevoli e preziosi lavori di restauro. La principessa Giulia era una donna sensibile ed era anche una raffinata intenditrice di arte, e a lei va il merito di aver salvato dal degrado questa importante testimonianza storica e architettonica, ma va anche ricordato che in questa casa ha ospitato e salvato da sicura morte persone perseguitate dal nazifascismo. Nel 1935 il castello fu affidato alle cure del figlio Fabio Tomacelli Filomarino, principe di Boiano,
conte di Conversano e duca di Atri, e anche il principe Fabio, che io ho avuto il piacere di conoscere, con il quale ho avuto diversi incontri quando ho pubblicato uno dei miei libri sul patrimonio monumentale, storico, artistico della Puglia, quindi in particolare riferimento ai palazzi. Ho parlato anche del Castello Marchione e ricordo con quanto affetto il principe Fabio mi raccontava di questa casa, alla quale era particolarmente legato. E quindi il principe Fabio ha avuto anche il merito di aprire questa casa a quanti hanno voluto visitarla a suo tempo. Ecco, vedete alle mie spalle una spada. Molti di voi si saranno chiesti cos'è questa spada, fa parte della scenografia indubbiamente di questa manifestazione. Ecco, ma però è una spada storica. Correva l'anno 1665 e tra il Ducato di Martina e la Contea di Conversano non c'era mai stata pace. Le due famiglie si odiavano soprattutto per la particolare connotazione catastale di alcuni loro possedimenti. Il conte di Conversano, Gian Girolamo II, era proprietario di alcuni terreni che però ricadevano in territorio di Martina, una situazione catastale un po' singolare che vige ancora oggi. Ancora oggi il catasto è diviso tra Martina, Alberobello, Locorotondo, Ossuni, non si capisce bene quali siano gli effettivi limiti. Ebbene, in una delle numerose liti che sorgevano da queste due famiglie, il figlio di Gian Girolamo II, che era già morto, Cosmo, sfidò a duello Petracone di Martina, e Petracone Caracciolo, che era il figlio di Francesco Caracciolo, e aveva ereditato dal padre non soltanto il ducato e le proprietà, ma anche l'odio verso la famiglia Acquaviva d'Aragona. Ci fu un duello, il duello si svolse nell'area antistante la chiesa dei padri Cappuccini ad Ostuni, ed era il 19 luglio in piena estate, e nonostante Cosmo fosse molto esperto nell'uso delle armi, fu trafitto da Petracone Caracciolo e morì dopo alcune ore. E quella è la spada con la quale Petracone infilzò Cosmo, quindi ci fu poi dopo l'arrivo dei presidi delle province. Petracone fu arrestato, furono arrestati i padrini, furono arrestati anche amici e conoscenti, i quali furono rinchiusi alcuni nel Castelnuovo di Napoli, poi furono liberati dopo qualche settimana per intercessione dei nobili. Ecco, abbiamo detto qualcosa sul luogo che ci ospita. E c'è anche un'altra spada, è la copia di una delle armi utilizzate da Federico II. Stiamo parlando di un passato nel quale la passione bellica, nella passione bellica era piuttosto accentuata. Adesso per fortuna abbiamo la pace, come ha detto Vice Santa, con le sorelle del corpo delle infermiere volontarie, e speriamo che questa pace duri ancora, nonostante siano periodiche e costanti le insidie. Prego, Santa. Ora diamo corso allo spettacolo. Sarà uno spettacolo particolarmente suggestivo, animato non soltanto dai bravissimi musicisti che sono alla mia destra, ma anche da un corpo di figuranti e di danzatori e danzatrici. Prego, la regia. La parola alla regia. Grazie. Nobili spettatori, madonne elette, nobilissimi messeri giunti da lontano, genti qui raccolte, siate i benvenuti del convito. A voi, diletto e gioia, siamo recati gli attori, i musici e i danzatori della corte d'Aragona, i migliori dello regno, scelti dagli nobilissimi conti, sono pronti a incominciare. Thank you.
signori, la dimora che da secoli dà gran prestigio e lustro ai luoghi circostanti. Visse a lungo la fama e gli splendori del nobil conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, uomo d'armi e di grande intelletto, e della nobilissima contessa Isabella Filomarino, donna di autorità e carattere. Insieme a lor gli amati figli Cosmo, Giulio, Caterina e Tommaso invitano e presenziano il nostro concertare. Statura alta e aitante, capelli lunghi e fluenti sul collo dalle tempie, ricoprendo la fronte a mo' di frangia, testa piuttosto piccola, occhi vivaci e sguardo fiero, naso e guance normali, lunghi baffi attorcigliati alle punte. Il costume che pubblicamente indossava era costituito da una corazza di liscio metallo che scendeva dal collo al ventre, congiunta alle braccia fino ai polsi, sormontata da un collettino bianco ricamato. Aveva al fianco una lunga spada con impugnatura lavorata. Dal ventre alle cosce ricadevano rigonfi i pantaloni a strisce nere e bianche, stretti alle ginocchia da una fascia nera. Portava calzature alte di pelle morbida a forma di gambali che si allacciavano sotto le ginocchia. Così, qualche altro ha già scritto di me. Chi sono io? Sono Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, conte di Conversano, detto il Guercio. Credevate fossi brutto, eh? E invece no, sono bello. Forse però sono colto, coltissimo. Sono un gran signore, ma soprattutto sono un guerriero, un figlio prediletto di Minerva, dea della sapienza, un figlio prediletto di Marte, dio della guerra. Ora vi racconterò io la mia storia. Avevo 16 anni quando perdetti mio padre, e con lui perdetti la dolcezza e la moderazione. Rimasi solo. L'abate Paolo di Tarsia racconta di me che fui allevato dalle nove muse sulle rupi del Parnaso e nutrito alle fonti di Erico. In realtà fui educato e istruito da un tale Nicola De Nicolò, un prete di Noce, un prete di Campania. Così si formò il mio mito. Divenni un conte famoso, famoso, famigerato, però senza di me Conversano non sarebbe stata oggi così bella, sedicente, importante, la mia cara ed amata Conversano, così ricca di opere d'arte, sì, di opere d'arte. Io vivevo nel mio castello che domina la valle fino al mare. Nelle giornate terze scrutavo l'orizzonte, immaginavo nuove terre e sognavo. Sognavo di diventare il più grande
è il più valoroso fra i condottieri del re. Ero poco più che adolescente quando rimasi solo, con la meraviglia dipinta sul volto e la voglia sfrenata di essere il migliore. Cominciai a sentirmi onnipotente. Fui chiamato a Manfredonia a difendere la città dall'assalto dei turchi. E da allora mi affidarono il compito di sedare le rivolte che scoppiavano nel regno. Si cominciò a dire di me che ero un essere crudele, un tiranno, un guerriero feroce. Quando non ero in battaglia, meditavo sulle antiche, eroiche gesta di miei avi. Pensavo a Giulio Antonio, morto tragicamente a Otranto mentre combatteva contro i turchi. Ma io nel mio castello mi annoiavo. Mi affascinava Matteo Acquaviva, un mecenate, un letterato. Lui sì, aveva fatto in modo che Venere e Marte non fossero in conflitto, che la ragione e la passione fossero in equilibrio nella sua mente e nel suo corpo. Ma io ero un guerriero, uno che non aveva paura, uno che dalla Torre Maestra poteva scorgere il Gargano e il Castel del Monte, il nord e il sud della Puglia. Amavo la caccia e anch'io, come Federico II, mi perdevo nella macchia mediterranea e nei folti boschi che circondavano il mio castello. Eppure mi ritrovavo spesso a pensare alla vita, a sognare l'immortalità. Sentivo un desiderio di immortalità che mi pervadeva tutto, che mi scuoteva sino al midollo. Qualche anno più tardi sposai Isabella Filomarino, dei principi della Rocca, una donna bellissima, affascinante. Mi dominava, ero il suo schiavo. Le donne sono state sempre la mia ossessione, sì. Mi cingevano d'assedio, mi rovinavano i giorni, le ore, i minuti della mia esistenza avventurosa. Mi angosciavo. Ma come stava poi? C'era il matriarcato. Nel convento di San Benedetto c'erano le badesse vitanate. All'ombra dolce di quei chiostri si svolgeva la vita di quelle donne più potenti di me. Era più potente di tutte, era mia sorella, la badessa Donata. E già, più potenti di me, perché loro avevano Dio dalla loro parte, io dalla mia. Avevo soltanto me stesso. Sognavo la gloria. Sentivo d'aver bisogno di gloria. Cominciai ad amare l'arte. Giunse alla mia corte un pittore napoletano, Paolo Filoni, e divenne il mio pittore. Gli commissionai una infinità di lavori, opere sacre, opere profane, per la mia gloria e per il mio casato. Le tele della Gerusalemme liberata, tele gigantesche, adornavano i saloni del mio castello ad imperitura testimonianza della mia gloria e della mia grandezza. Eppure di me è stato detto di tutto. Un essere feroce, omicidi, usurpazioni, abusi, angherie. Fui arrestato,
rinchiuso a Castel San Telmo, a Napoli, e poi a Madrid. Avevo disobbedito al re, avevo esagerato, come al solito, avevo varcato ogni misura. Quando ritornai nella contea, ero in preda a una collera funesta. Per riscattarmi agli occhi del re, repressi i lieti della rivolta di Masaniello in molte città della Puglia. Dimostrai una ferocia inaudita. Feci giustiziare i traditori nella strettoria delle forche a Conversano. Feci tagliare la testa canonici di Nardò. E diedi ordine di porre le berrette clericali alle loro forze. La leggenda narra che io mi sia servito della pelle di quegli stessi canonici per tappezzare le sedie del mio castello. Beh, la leggenda a volte esagera. Certo, non ero un tipo mite, ma nel mio secolo la violenza dilagava, nel mio secolo, e il piacere della violenza a volte trionfa e prende il sopravvento. Però io sono rimasto un sognatore. A primavera ritorno sempre qui, tra gli alberi di mandorlo, i prati fioriti. Osservo la meravigliosa architettura di questo gioiello, ammiro e sogno. Sì, io continuo ostinatamente a sognare. Thank you.
Nobili spettatori, ora andiamo a ricevere Messer Paolo Finoglio, pittore rinomato, autore delle tele a lui commissionate per celebrare grandezza e pur splendore degli eccellentissimi conti e mecenati e la gloria sacra degli santi nelle chiese. Pregiato agli ospiti qui convenuti il suo lavoro d'artista e pittore. Ecco, Messer Finoglio giunge accompagnato dalle nobili donzelle, portatrici di gioia e muse ispiratrici. Suonatemi un balletto e voi, o miei signori, accogliete con gioia e letizia i nostri nobili ospiti, i noti pittori gentileschi. Messer Finoglio correan per Roma e per l'intera Italia i nomi di talun pittori, padre e figlia, il pregiatissimo Messer Orazio Lomi, detto Gentileschi, e la pittora sua figlia Donna Artemisia, presenziano anch'essi il nostro concertare e della loro vita ci verranno a raccontare.
Milano 1593. L'8 luglio da Orazio Lomi, detto Gentileschi, pittore, e da Prudenzia Montone nasceva, prima di 6 figli, la piccola Artemisia. Signora, prego, può entrare. Sua moglie ha partorito una femmina, una bambina bellissima. Lì, signor Orazio. Una femmina? Una femmina come primogenita? Ma cosa ce ne fa un pittore di femmina? Sì, sì, signor Orazio, le dico che è bellissima. Un capolavoro, un'opera d'arte. Un'opera d'arte? Già, un'opera d'arte. Arte, arte. La mia arte. Ma sì, la chiamerò Artemisia. Artemisia, sì, sarà Artemisia. Artemisia, figlia primogenita di Orazio Lomi, Gentileschi. Da Giovan Battista Lomi, un artista fiorentino. Il cognome Gentileschi è quello materno. Orazio ha anche 2 fratelli più grandi, Baccio ed Aurelio, entrambi pittori. All'età di 13 anni si trasferisce a Roma sotto il papato di Gregorio XIII, operando costantemente nel quartiere degli artisti, in luoghi e atmosfere dove va affermandosi l'opera e lo stile caravaggesco. In quell'ambiente vive i suoi primi anni la piccola Artemisia. Artemisia, sta ferma, sta buona, ti ho detto, che quel colore non lo devi toccare. Lasciami giocare con i tuoi colori, ti prego, babbo. Voglio provare anch'io a fare il pittore come te. Voglio diventare un pittore, mescolare i colori, usare tutti i tuoi pennelli, aiutarti a dipingere. D'accordo, d'accordo. Bene, Artemisia, una figlia pittore, chi l'avrebbe mai detto? Fare pittore è sempre stato un mestiere da uomo. Ma lei è così bello. Le sue manine si muovono con tanta destrezza. Tra i colori, con i pennelli. Mi dà lustro una figlia così? Sì. Una figlia pittore. Del resto, io sono il suo artefice. L'ho fatta io. Sì. Lei sarà il mio quadro più bello. D'accordo, Artemisia. Ti farò scuola come se tu fossi un figlio maschio. Babbo, ma come fa la tua mano a sapere dove andare per disegnare gli angeli, gli uomini e gli alberi? Sembrano veri, voglio provare anch'io, fammi provare. Proverai, proverai. Col tempo, crescendo, diventerai anche tu molto, molto, molto brava. Sì, brava, Artemisia.
io ti insegnerò a creare su tela immagini e luci. Ti insegnerò a farne polvere, a mescolare i colori, a costruire i pennelli, ad approntare le tele, a studiare la magia della luce e delle ombre, a delineare le nudità dei corpi e le pieghe dei tessuti. Sì, e un giorno sarai Artemisia, la pittora. Artemisia. Già, la pittora, la figlia di Orazio Lomi Gentileschi. Orazio Gentileschi scrive così della sua bambina: questa femmina, come è piaciuto a Dio, avendola drizzata nella professione della pittura, in 3 anni si è talmente appraticata che posso dire che oggi non ci sia pari a lei, avendo persino adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere. Inizia a perfezionare le proprie doti pittoriche. Non faccio altro che contemplare queste incisioni dei Raimondi, del Dürer. Vorrei provare a copiarne i tratti. Utile esercizio, Artemisia. Sì, la tua abilità sta crescendo. E presto potrai intervenire sulle mie tele o creare opere tue autonome. E potrai così mostrare tutti gli insegnamenti che io ti ho dato. Il mondo pittorico sta cambiando, Artemisia. A Roma, Michelangelo Merisi, il Caravaggio, sta riscuotendo grande consenso, ma al contempo anche grande scandalo. Sì, per alcune sue interpretazioni troppo realistiche e carnali di personaggi. Sì, pare che una sua bala d'altare su San Matteo sia stata rifiutata dalla congregazione che l'aveva ordinata per una scarsa spiritualità. Così tanto accompagnarvi quando vi recate nelle botteghe di altri maestri? No, Artemisia, i pittori sono solamente uomini e non si addicono certe frequentazioni a una donna. Tu rimarrai qui. Potrei dipingere nella mia bottega e accudire ai tuoi fratelli, alle faccende domestiche. Artemisia, sei una donna. La pittura all'epoca è considerata una pratica esclusivamente maschile. A causa delle pressanti restrizioni paterne, Artemisia è costretta ad apprendere la pittura rimanendo entro le mura domestiche. Ciò nonostante, pur filtrato attraverso l'opera pittorica del padre, ella subisce ugualmente il fascino della pittura caravaggesca. Nel primo decennio del XVII secolo, il rapporto tra Artemisia e il padre si trasforma. Da allieva, lei diventa attiva collaboratrice e comincia ad intervenire su alcune tele paterne. Nel 1610 dipinge Susanna e i Vecchioni, la tela che sancisce l'ingresso della Gentileschi nel mondo dell'arte. Intanto Artemisia, diventata adulta, dialoga spesso con se stessa, con la sua anima di artista, che lei
chiama Gentileschi. Certo che la donna nell'arte, nella storia, è sempre stata una figura da sfondo. Non so, è la moglie di Menelao, una traditrice, o Cassandra, la figlia di Priamo, una pazza, che invece era soltanto una veggente inascoltata, con ancora non si sente. Cornelia, la madre dei Gracchi, una figura esemplare, come se la donna da sola non esistesse, piuttosto è un supporto per l'eroe, come me, con mio padre nella sua bottega. Dici, Artemisia, la donna nella storia e nell'arte ha sempre suscitato fascino, seduzione, ammirazione, ha scatenato guerre. Sì, sì, Gentileschi, le ha scatenate forse, ma non le ha mai dichiarate. Proprio come te, che raramente hai dichiarato amori, passioni, desideri. Ti senti terribile tu, sanguinaria. Sì, sì, sanguinaria. Come la solitudine. Una solitudine elettiva, mia cara, tipica degli artisti. No, no, ti sbagli, Gentileschi, ti sbagli. La mia più che altro è mania di morte. Sì, eppure dietro questo mio volto di pietra scorre l'acqua e il sole. E la tua sete di libertà e di parità, come un fiocco di neve, annega nel mare dei sogni. Ascolta, Gentileschi, io non sono nessuno. Vedi? Intorno a me è deserto. E nel buio, tra pennelli, colori, emozioni, mi drogo. Mi drogo di mio padre, dei miei sentimenti, dei desideri, della mia immagine. Come l'arte, come la pittura, che è nomade, come me. Un gatto randagio, dagli occhi di fame, in giro per le botteghe, tra luci e ombre. Padre, mi piace questo dipinto, padre. Guardatelo. Figlia mia, che luce stupenda hai dipinto su quel volto. Bellissimo come il tuo. Un volto dalla grande bocca piena. Con gli angoli in giù, con lo sguardo altero e solitario, rivolto ad una tela invisibile. È la categoria della pittura, padre. No, 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 è arte, è arte. È il tuo amore per la pittura, è il tuo amore per la pittura. È il mirabile gioco di luci, ombre, trasparenze che ho preso da voi, padre mio. È questo che vi porta ad ammirarne la bocca, gli sguardi, gli abiti, le cose, e a riconoscere la magia dei colori e della tela. Sì, 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 è proprio quella luce che dolcemente si poggia sulle cose per trasformarle e esaltarne il buio intorno e fare da cornice alla magia della figura. Sì, però, osservate bene, padre. La luce non nasce dalle cose, no? Perché non proviene da nessuna sorgente. È come se fosse una luce interiore che non ha sesso,
né appartenenze, come l'arte, che non ha confini, è stupore. Romana diviene la protagonista di un famoso processo, quello per stupro contro Agostino Tassi, detto lo smargiasso, amico e compagno di lavoro di suo padre Orazio e suo maestro di prospettiva. La vicenda è poco chiara: amore, violenza, gelosia. Fatto sta che è Orazio Lomi a chiedere il processo contro Agostino dopo un anno dalla violenza che presumibilmente sua figlia Artemisia avrebbe subito dal Tassi. Orazio però chiede giustizia per sé, per lo sgarbo fatto a lui e non alla figlia. Agostino è condannato ad un breve periodo di carcere, tramutabile in allontanamento, ma non sconta la pena. Anzi, Orazio ritorna all'amicizia per lui e all'antico rapporto di lavoro. Sempre più difficile diviene il rapporto fra Artemisia e il padre. Dopo un mese dalla fine del processo, Orazio combina un matrimonio riparatore per la figlia con un pittore, Pierantonio Stiattesi, che la stessa Artemisia poi abbandonerà dopo essersi spostata a Firenze alla corte di Cosimo II dei Medici e dopo aver messo al mondo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Artemisia, avevi ragione tu. Tuo padre e Agostino, attraverso te, hanno potuto comunicare tra loro da uomini prima che da artisti. Te l'avevo detto, Gentileschi. La donna, nella storia e nell'arte, è soltanto una figura da sfondo. Nemmeno mio marito ha accettato che fossi in accademia prima di lui. Perché? Perché la donna fa paura. È inquietante, è misteriosa e custodisce in sé l'enigma dell'essenza, del desiderio, della scelta proprio al desiderio. Artemisia, anche la tua è stata una domanda d'amore. Sì, sì, hai ragione, Gentileschi. E sai che ti dico? Userò la pelle della pittura per far conoscere a tutti le disavventure del desiderare, e non soltanto qui a Firenze, ma in tutta la penisola, in Europa, nel regno di Napoli. In quella bella grande città del meridione,
insegnerò l'arte di rappresentare pittoricamente le sete. Dammi la tua rivincita, Artemisia. La tua vendetta. No, no, Gentileschi, ti sbaglio. È una giustizia dal sapore dolce e amaro. Lo stesso sapore delle mie opere, dei miei personaggi, delle mie rappresentazioni. La giustizia delle Bezzabè, delle Susanne, delle Lucrezie. Sì. E di Giuditta, sì? Di Giuditta che uccide Oloferne per salvare il suo popolo. Nelle quattro mura di una stanza, Giuditta sopprime il padrone. Il padre padrone, lo stupratore, il maestro di prospettiva, Agostino, un uomo che ha avuto troppo spazio nella scena dell'arte e della storia, la mia storia. Io dico che taluno avrà di me memoria, aveva scritto Saffo. La storia rende giustizia. Qualche volta, sì, la storia rende giustizia solo qualche volta. Nello splendido quadro di Giuditta e Oloferne, ora custodito presso gli Uffizi di Firenze, si nasconde tutto il dramma della donna artista e della sua identità. Lo sguardo dello spettatore viene imprigionato dal gesto deciso di Giuditta che decapita Oloferne. L'arma, simbolo di un potere ritenuto solo maschile, uccide la vittima, il cui sangue zampilla sugli abiti preziosi e raffinati della regina, spargendosi in tanti rivoli rossi sulle lenzuola candide. Scena di morte, di castrazione, di parto e di rinascita. Comunque scena di dolore. Il segno sotto cui spesso vive ancora oggi la donna e con maggiore angoscia la donna artista. Thank you.
fai sempre te, veder non posso in me. Da te lontan sospiro e dal partir mi fa morir. Sorvivo mi vuoi tu, da me non star lontano più. Sorvivo mi vuoi tu, da me non star lontano più. Le belle storie dello conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, del Vittor Finoglio e degli Gentileschi vi abbiamo raccontato. Donna Santa, Fizzarotti Selvaggi ringrazierà ora il gentil pubblico, cogliendo e riportando anche il nostro umil sentire. Ecco, prima dei ringraziamenti, io ho parlato prima della spada di Petracone Caracciolo con il quale ha infilzato il suo duellante Cosmo Acquaviva d'Aragona, e alle mie spalle ci sono altri tre cimeli particolarmente interessanti. C'è la spada di Federico II di Svevia, c'è la corona dell'imperatore e c'è la tiara. Sono tre oggetti che sono stati riprodotti con estremo rigore documentaristico, e noi ringraziamo il gioielliere Mora Marco che ci offre questa opportunità. E c'è ancora un'altra cerimonia da assolvere, e ve ne parlerà Santa, perché questa iniziativa, e come abbiamo detto all'inizio, ha anche un risvolto culturale, un risvolto di incoraggiamento a coloro che intendono crescere anche sotto l'aspetto professionale e l'aspetto culturale, come ho detto prima. Prego, Santa. Nel nostro progetto c'è una borsa di studio per un giovane che si distinguerà in qualche arte in modo particolare, o la pittura o la musica, o la poesia o altro. Per quest'anno abbiamo pensato alla nuova Armonia Band, un attestato di merito artistico in ambito musicale. La nuova Armonia Band è stata fondata e diretta, e io pregherei la concertista Adriana Desserio di venire qui, dalla pianista e musicoterapeuta Adriana Desserio, che è professore ordinario nel Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari. Ecco, vorrei consegnare ad Adriana Desserio, se ancora è qui, se non è andata via non lo so, questo attestato di merito, perché questi giovani hanno sempre, se venendo Adriana, ecco, ha creato questa band e davvero è meravigliosamente straordinaria. Signora Ramunni, prego, se vuoi consegnare tu questo attestato di merito alla professoressa Desserio. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la dottoressa Santa Fizzarotti innanzitutto per questo grande onore che ci riserva, e ringraziare un po' tutto il pubblico presente e gli organizzatori della serata. La nuova Armonia Band è un gruppo di musicisti in erba particolari, che attraverso la musicoterapia sono riusciti ad accogliere anche livelli di apprendimento musicale abbastanza elevati, raggiungendo anche un livello artistico importante nelle esecuzioni con gli strumenti a percussione,
per cui hanno insieme con me tenuto parecchi concerti in sedi prestigiose come per esempio la Vallisa, Chauville e anche l'auditorium dell'Ordine dei Medici. È un gruppo aperto che accoglie chiunque si voglia avvicinare e sia diciamo dotato di particolari caratteristiche. E quello che è importante, la finalità di questo gruppo è l'integrazione, l'inclusione e soprattutto la valorizzazione delle risorse della diversabilità, che sono veramente eccellenti e spesso poco conosciute. Noi ringraziamo pertanto, insieme con Annalisa Cadea e Stefania Brancaccio, la dottoressa Stefania Pizzarotti, Santa Pizzarotti. Grazie, io ringrazio tutti per la vostra benevolenza, saluto ancora una volta tutte le autorità e l'ispettrice nazionale sorella Monica Dialuce con le sorelle, la sorella Fulchino che ci ha dato l'onore di essere qui con noi e ci ha ricordato che quella spada deve diventare, si deve trasformare in un fiore. Ecco, sì, ecco, dei piccoli fiori che sono qui, se si sposta il signor fotografo forse possiamo vederli tutti. Questi sono i nostri bambini che dall'anno scorso sono cresciuti e che rappresentano, speriamo, il germoglio del futuro per quanto riguarda le arti e una cultura di pace e di pacificazione. Sono le arti che costruiscono le terze terre insieme ai principi delle terre e dei valori umanitari. Grazie ispettrice Dialuce per essere stata qui con noi, grazie a tutti. Grazie Angela, Campanella la regista, e grazie a Nidaro e tutti coloro che hanno collaborato, devo dire li ho messi in croce, ma sono stati bravi, io li ho collaborato io. Grazie Michele. Bene, siamo giunti alla conclusione. È stata una serata tra amici, è stata una bella serata, lasciamo questo meraviglioso posto con qualche conoscenza in più sul patrimonio artistico di Conversano. Io invito coloro che non hanno ancora visto, ammirato le 10 tele della Gesualemme liberata nel castello di Conversano di visitarle, perché è una visita che merita, è veramente un'opportunità di accrescimento anche spirituale oltre che culturale. Grazie a voi per la pazienza che avete avuto. Io appunto, Giancarlo Liuzzi ringrazierà tutti perché è stato un po' l'anima di questa organizzazione. Io ringrazio Sandra Pizzarotti e Selvaggi per avermi offerto il privilegio di presentare questa serata e do appuntamento al quarto incontro a Corte. L'oggetto non è ancora stabilito, ma il comitato organizzatore sta pensando in questa direzione. Grazie a tutti e buonasera. Continuiamo con gli applausi, anzi ne faccio io uno enorme a voi, non ci aspettavamo una presenza veramente così calorosa quest'anno e ne siamo veramente onorati. Io mi faccio accompagnare ancora una volta dal trio musicale per presentare tutti i collaboratori di quest'anno. Sono tantissimi e ce li ho qui tutti a corona, non so se li vedete, un po' sono scesi. Comunque ringrazio la nostra, iniziamo dagli attori, iniziamo dal finale, le nostre Artemisia Gentileschi, Giusy Frallonardo che ha interpretato non solo Artemisia da ragazza ma anche ha recitato la parte che avete ascoltato nel botta e risposta con lo specchio. La piccola Artemisia qui accanto a me, la bravissima Manuela Mariani, facciamole un bel applauso. Continuiamo con la famiglia Gentileschi, Pino Cacace, Orazio Lomi Gentileschi e la governante di casa Gentileschi, Elena Cascella. Poi di pittura in pittore ringraziamo il nostro caro Finoglio, Messer Paolo Finoglio e le bellissime donzelle Federica Grandolfo e Alessandra De Carlo.
ovviamente i padroni di casa, il conte Gian Girolamo II, Franco Minervini, e la contessa Isabella Giulia Pieri, insieme a tutti i volontari del Fortis Murgia Federicus che erano sulle balconate insieme a loro, che ci hanno permesso anche fuori le mura di organizzare una magnifica festa del borgo insieme a tantissimi espositori, e che hanno permesso anche di portare qui la spada insieme alla spada anche tantissimi altri gioielli che aveva già citato appunto Michele Cristallo del gioiellieri Mora Marco. È stata una collaborazione fantastica, speriamo di poter collaborare ancora con loro. Ringrazio Carlo Cammicia, il presidente, l'amico Beppe, Mary Cristallo, Angela Calia, Tommaso Frizzale, tutti i collaboratori sono stati magnifici, ci hanno aiutato anche per i servizi fotografici, l'amico Beppe Piccinini, e speriamo di poter collaborare ancora con loro, anzi sono loro che ci fanno un altro dono, non solo ci hanno aiutato in questa bellissima festa, ci donano anche, passo la parola un attimo al presidente Carlo Cammicia. Gli amici per questo invito a corte al Castello Marchione. Noi organizziamo ad Altamura Federicus, un evento che in 7 anni portiamo ad Altamura 400.000 persone in 3 giorni. Per fare questo io capisco i sacrifici che facciamo e i sacrifici che hanno fatto gli amici per organizzare questo evento. Io ringrazio tutti quanti voi, sono emozionato a vedere quanta bella gente e con quanta precisione è stato fatto questo evento. Ringrazio tutti quanti voi, e qua a fianco c'è Angela che deve dare un dono un po' alle associazioni. Buonasera a tutti, vogliamo ricordare questo incontro con il Castello Marchione qui a Conversano, con la litografia che ha rappresentato il logo di Federicus 2018, e io voglio cominciare a regalarlo, perché si ricordi di Federicus e ci segua, il nostro giornalista Michele Cristallo, la nostra scrittrice. Prego, Santa, la chiamo per nome perché ormai con lei ho familiarizzato, Angela Campanella e anche Giancarlo Oli, che ci hanno veramente dato la possibilità. Questa invece è un libro scritto da Antonio Piccinini, che è un altamurano, e qui abbiamo Beppe, suo figlio, era uno studioso di Federico II e ha in questo libro immortalato le parti più importanti storiche del nostro Svevo, e vorrei darlo al giornalista Michele, a Santa e anche a lei, poi ve li daremo, non ne avevamo portati abbastanza. Grazie a tutti voi e per la bella serata, e vi aspettiamo a Federico sul prossimo anno, abbiamo tante novità, sarà l'anno degli agi e quindi ci sarà posto per divertirsi. Grazie, vi aspettiamo. Ancora un ringraziamento agli amici del Fortis Murgia Federicus, grazie veramente di cuore. Continuiamo le presentazioni, le due voci narranti di questa serata. Ormai il narratore ufficiale di Casa Acquaviva, il professor Lenti, e insieme a lui l'araldo Michele Chiusano. Fuori vi hanno accolto Borgomastro e Signora, Luigi Favia e Mariella Lorusso dell'Ana Spuglia, insieme a Giovanna Zaccaro, insieme ovviamente agli altri figuranti di Fortis Murgia. Ringraziamo i nostri musicisti, l'ensemble La Chierintana diretto da Marcella Teorino, che chiuderanno lo spettacolo con un'altra danza, il trio popolare di Cosimo Ventrella, Enrico Veneruso e Marco Cannarella. Un altro applauso ovviamente alla nuova Armonia Band della professoressa Deserio, che speriamo vivamente di sentire in un altro evento. Ora io mi trovo a fianco ai pilastri di questo evento, forse. L'hanno voluto tantissimo, sono donne che da sempre portano avanti il grande valore della cultura e cercano in ogni evento di diffonderla e di farlo nel migliore dei modi, coniugando tutte le arti. Sono qui tra Santa Vizzarotti Selvaggi e Angela Campanella e la preziosissima e pazientissima Grazia Andidero, generosissima come sempre.
Ringrazio Michele Cristallo per aver condotto questa serata speciale, questa domenica storica. Ringrazio ancora i nuovi padroni di casa, Michele Forte, Mimmo Iannuzziello e tutto lo staff di Marchione, che da anni portano avanti con tenacia e passione un lavoro faticosissimo, ma come possiamo vedere di grandissime soddisfazioni. Ringrazio tutte le autorità presenti, il sindaco Lo Iacono, il senatore Greco, la sorella Monica di Aluce Gambino, i Rodrigo di Putignano, Giuseppe Valenzano, Nini Galasso della Prologo di Conversano. Ora dietro di me scorreranno varie immagini di vari eventi delle associazioni che hanno collaborato con noi. Carlo Mansueto, presidente della cooperativa Armida, organizzatrice della mostra Artemisia a Conversano, dove potrete vedere tutti i quadri di Artemisia e dei pittori del Conte. Hell in the Cave, uno spettacolo nelle grotte di Castellana con protagonisti la nostra Artemisia, Giussi Frallonardo e Stefano Bianco. Lana Spuglia, la Prologo di Conversano ancora, e Sensazioni del Sud e Gabriele Coriano, il gruppo di rievocazione storica della città di Conversano, che ha reso permesso e ci ha reso disponibili bellissimi abiti che indossano i nostri figuranti e i nostri attori. La nostra Tina Di Maggio Sportelli, la nostra sarta. Grazie ancora a Vito Burrato e tutti i mercatini qui fuori, Beppe di Librieri Bireminder, Francesco Gentile, il bonsaista, il gruppo Umanesimo della Pietra, che ha permesso di portare la spada di Petracone Quinto insieme alla dottoressa Comasi Ancona e al nostro storico Antonio Fanizzi. E tutti i fotografi, ora non ricordo tutti i nomi anche perché molti, con molta nostra gioia, sono venuti di loro spontanea volontà. Ringrazio Web TV Puglia, Francesco Rizzo, gran varietà di servizi fotografici, sempre del Telenorva, sempre della C40 Smurgia, che ha reso possibile anche le riprese col drone, che renderanno sicuramente questa edizione di questo spettacolo specialissimo. Spero di aver ringraziato tutti, siamo tantissimi, non me ne vogliate se ho dimenticato qualcuno. Siamo Giancarlo Riucci, eh? grazie. Sì, abbiamo Massini Anghi in rappresentazione del Senegal, con il quale speriamo di poter portare anche a Marchione un bellissimo spettacolo di cooperazione tra popoli. La cultura unisce i popoli, come spesso dice la nostra amica santa. Ora ripasso la parola al mio amico Laraldo Michele per il saluto conclusivo di questa bellissima serata. Grazie.